Cosa volevamo da una patria? Niente di più di una casa con i suoi ricordi nostalgici. Un'appartenenza. Niente di più di sentirsi libero, di essere rispettato per quello che sei. Ma cosa volevamo da una patria? Cosa volevamo di così grave che ci avete impedito di averla? Questo documentario sul tuo popolo, cioè sui curdi, che è un popolo, lo vedrete poi dal film, che si definisce partigiano, un popolo resistente. Perché? Il documentario si è intitolato Essere curdo e tramite un episodio realmente accaduto alla fine del 2016 in Kurdistan turco cerco di raccontare anche un po' la storia del mio popolo, degli ultimi 100 anni. Il romanzo invece si è intitolato Ritorno in Iran e la storia, diciamo, semi-biografica di un regista che vive in Italia e torna in Iran dopo tanti anni per affrontare le tematiche che l'hanno fatto arrivare a questo punto qua, di uscire dal paese e venire a vivere in Europa. È un ritorno al passato, a fare conti con il suo passato. E per me è un percorso che sto facendo quasi in tutti i progetti che sto facendo, sia nel cinema che nella letteratura. Dare una voce alle persone che hanno un destino simile al mio. Sono stato un bambino di guerra, appartengo ad un popolo perseguitato e quindi tramite questi mezzi, cinema, letteratura, teatro, cerco di raccontare una voce alle persone come me, raccontare quello che spesso non viene raccontato nel mondo, in Europa. Cerco di rompere il filtro che c'è intorno all'argomento che mi riguarda. Quindi è un percorso estremamente personale, istintivo, il rapporto che io ho con i lavori che presento. Luci della città è fondamentale perché è la luce che porta, in qualche modo legato a tutti i sentimenti che abbiamo di un luogo. Il primo impatto con un luogo sono le luci. E non è impossibile togliere questo elemento di un ricordo che abbiamo di un posto, di un luogo specifico, che può essere sia luogo di nascita o un luogo che uno sceglie di andare a vivere. Essere curdo è lo spirito di sopravvivenza.